Prova di carattere oggi, non so se siamo pronti, prova di carattere oggi con questa USAB che è riuscita a portare a casa un punto prezioso. Ma sì, sapevamo che era una partita difficilissima, ce l'abbiamo messa tutta per portare questo punto, a mio avviso meritavamo molto di più. Loro hanno avuto pochissime occasioni, se non soltanto quella sul calcio piazzato dove abbiamo preso gol, tra l'altro non so nemmeno se c'era il calcio d'angolo, ma comunque è passato. E abbiamo fatto un gran secondo tempo e siamo riusciti a recuperare il risultato e pensiamo subito al Benevento adesso. Ha detto il mister, la squadra nelle difficoltà, purtroppo si è fatto male Nicastro, ci sono già parecchi giocatori fuori per infortunio, ce ne sono state tante quest'anno, ne abbiamo viste davvero tantissime, nelle difficoltà ha tirato fuori il carattere, la grinta, ha fatto i complimenti a tutti voi. Sì, purtroppo Nicastro è dovuto uscire per infortunio, ma spero, non penso sia nulla di grave. Comunque sì, abbiamo avuto tante difficoltà quest'anno tra infortuni, anche un pizzico di sfortuna, potevamo sicuramente essere più in alto in classifica, ma siamo comunque una squadra di carattere e pensiamo soltanto a salvarci il prima possibile perché possiamo farlo tranquillamente. Come detto più tu, forse la USAB meritava qualcosa in più se quella traversa si fosse tramutata in gol, possiamo dire quella di Gomez. Ah, sì, Guido ha fatto un grandissimo tiro, è entrato benissimo, a parte il tiro che potevamo avere un po' di fortuna in più, ma ha fatto una gran partita, è entrato benissimo, cattivo, a lottare lì davanti come hanno fatto tutti oggi e come facciamo tutti ogni partita. Ecco, oggi avevi di fronte un certo Infantino che è un giocatore esperto della categoria, ecco, ci è piaciuta anche un po' quella tua astuzia nel farti rispettare con un calciatore che comunque ha cercato di provocarti. Ah, sì, magari questo genere di attaccanti sono un po' più difficili da affrontare perché sono cattivi, sono rognosi, diciamo, e quindi ho cercato di farmi rispettare e cerco di farlo con qualsiasi attaccante ho davanti. È chiaro che la USAB ha investito su Luigi Carrillo e vuole gettare le basi del futuro anche l'anno prossimo su Luigi Carrillo. Ti fa piacere questo investimento da parte della società? Ma sicuramente sono contentissimo, sono cresciuto qui. Dai giovanissimi sono arrivato in prima squadra, per me è sicuramente una grandissima soddisfazione. I colori giallo-blu ci tengo tantissimo e sono sicuramente contento se la USAB decide di puntare su di me. Ecco, non c'è tempo per riposarsi e comunque godersi questo meritato punto perché adesso c'è il Benevento, questa gara, tu che cosa ti aspetti da una squadra che comunque adesso è in testa ancora la classifica e ovviamente verrà a Castellammare per i tre punti? Sì, sarà un'altra grandissima partita, il Benevento è una squadra attrezzatissima, merita di stare lì su, noi però ce la giocheremo con tutte le nostre forze perché possiamo, l'abbiamo dimostrato anche a Catania, oggi con Matera e in tutte le partite che possiamo giocarcela con chiunque.